Democrazia e le nuove sfide che dovrà affrontare il centro-sinistra in Italia, questo è il centro del dibattito moderato dal giornalista Pietro Caruso che si è tenuto domenica al Parco Ausa di Rimini in occasione della Festa dell'Unità. Ospiti Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia e l'assessore regionale al bilancio e membro della direzione nazionale del PDM Poetitti. Tra i temi toccati, globalizzazione, elezioni regionali, primarie, Europa e anche un'attenta riflessione fatta di analisi e autocritica sull'azione e sul ruolo del Partito Democratico. In questo momento non è soltanto in gioco una formula di governo, è in gioco anche, io credo, un po' la cifra della nostra democrazia e purtroppo abbiamo visto in questi giorni anche l'indipendenza del nostro paese da interessi esterni e queste partite si devono giocare senza nessun tipo di remora, con la capacità di dedicarsi pienamente al lavoro politico che è la condizione per provare a costruire un'altra strada per questo Paese. Insieme alle idee, alle proposte che abbiamo messo in campo c'è anche questo, un partito che sia più utilizzato per combattere, per vincere, che non per le competizioni interne. Un popolo, quello democratico, fatto di tante donne e tanti uomini che hanno voglia di esserci, tantissimi volontari che danno il loro contributo e dopo le elezioni anche amministrative in questa provincia e dopo il risultato delle elezioni europee che comunque hanno dimostrato che il Partito Democratico c'è e ha avuto una tenuta, credo che ancora di più sia importante ripartire dalle nostre persone. E quindi questa festa, questa sera, anche insieme al vice segretario Andrea Orlando, vuole essere questo, il luogo di un confronto, di un pensiero che supera le divisioni interne ma che parla fuori ai tantissimi elettori che vogliono dire che questo governo non è la risposta alla crisi.